Things are vast enough to hold the sound of time. And now it seemed to him that there was a superb fitness in the fact that the one which held it better than all others should be a railroad station. Thomas Wolfe's poem sees more than just a railroad station in Grand Central Terminal. Last October, performers helped New Yorkers take a fresh look at the place they use every day when Merce Cunningham's dance company stopped traffic in the terminal. Dancing in the Streets, artistic director Louise Bernhardt organized this event. Merce talked about how this is a place of levels, and there's all kinds of levels of transit and levels of human activity going on at the same time. And I think he used that in his dance. I think it's a metaphor for this place, just how time and space comes together. Stephen Kopelwitz and his troupe celebrated the magnificent Grand Central windows, finding choreographic challenges in this non-traditional setting. On the average day, over 500,000 people walk through this landmark building looking down. But this evening, people were looking up at high wire artist Philippe Petit. Records, and I'm not a daredevil, I'm really somebody who wants to find stages, and this is one of the most beautiful stages in New York. So next time you walk through Grand Central Station, take a second look. Capitale mondiale dello spettacolo in piazza, nelle strade, anzi spettacolo dappertutto, quasi sempre all'insegna dell'improvvisazione, ma a volte anche sofisticate pièce, quasi come a teatro o nei cabaret. Ma qui siamo davvero al massimo, almeno finora. Lo spettacolo si svolge nella più vecchia e grande e famosa stazione ferroviaria di New York, non a caso si chiama Grand Central Terminal. È al centro di Manhattan, si porta via una grossa porzione di Park Avenue. Ogni giorno, tanto per intenderci, si rincorrono qui 300,000 viaggiatori, per lo più massa di commuters, i pendolari newyorkesi. Dedicato a loro lo spettacolo, imperniato soprattutto su una sequenza di danze, opera questa prima parte di Merce Cunningham, coreografo americano fra i più famosi, uno dei padri dell'avanguardia, che disegna le sue danze su musiche atonali, sfruttando l'elettronica. Perché questa scelta? Ecco, l'organizzatrice Elise Bernhardt, da cui dipende Dancing in the Street, obiettivo appunto promuovere spettacoli come questo, negli spazi pubblici. Perché dunque il teatro Grand Central? Dancing in the Streets is 4 years old and we do events in public spaces. È forse il più bello degli spazi pubblici di New York. La stessa architettura è stupenda. Spazio enorme poi, che diventa tutto teatro. E la coreografia è così viva, reale. La massa che si rincorre e partecipa attivamente allo spettacolo. E poi ecco, quanti di questa gente andrebbero mai a vedere uno spettacolo di danza? Offrirgli dunque un'opportunità, fargli scoprire qualcosa di nuovo. Ecco la folla,
due folle anzi, i casuali di passaggio a prendere il treno per il quotidiano ritorno a casa, e invece così, presi dallo spettacolo. E l'altra folla, i più, venuti apposta, il richiamo dell'evento diverso e gratuito. Ecco la parte più suggestiva, palcoscenico, queste mega finestre come di una cattedrale. La Grand Central, a suo modo, è una cattedrale, i ballerini da sembrare appesi nel vuoto, un arabesco sempre più fitto, contorto e imprevedibile. Stephen Koplowitz, che ha firmato lo spettacolo, coreografo fra i più brillanti della giovane generazione. Certo, danze studiate in funzione di questo incredibile palcoscenico finestre e pensando al posto. La grande stazione e la sua gente. L'idea? Una meditazione sul tema della casa che resta sullo sfondo, al centro di tutto, mentre la gente corre. Mesi di prove perché tutto è così diverso qui. Gran finale, anche sul piano della suggestione. L'acrobata lassù gioca con un raggio laser. È una stella dell'equilibrismo, Philippe Petit. Nel 1974, fra l'altro, ha camminato sulla fune tesa fra le Twin Towers, i grattacieli gemelli di Manhattan. Arriva a questo, inginocchiarsi sulla fune, addirittura sdraiarsi sulla fune. Racconta bello qui, esibirsi in questo grande monumento americano, perché davvero questo è soprattutto la Grand Central di New York. Ma per lui e per gli altri, stasera qui a far spettacolo, è il più bel palcoscenico del mondo.